di OPTO-STYLE Channel, il primo canale YouTube italiano interamente dedicato all'optometria. Quest'oggi parliamo del test di Howell, un test che ci consente di valutare le forie da un punto di vista qualitativo e quantitativo e che è stato inventato dall'optometrista australiano Edwin Howell. Fondamentalmente, per dissociare la visione binoculare e quindi rilevare la foria, utilizza delle tecniche prismatiche e in particolar modo un prisma 6/3 base up posto sull'occhio destro per convenzione. Il target non è altro che un ovale che per il test effettuato a distanza prossimale diciamo, ha una grandezza di un formato A4, mentre per il test effettuato a lunga distanza è molto molto più grande. Si è scelto un ovale proprio per non richiamare l'attenzione e l'accomodazione dei punti dello spazio che non siano il centro del target. Al centro del target vi è una scala graduata, un rettangolo praticamente con una scala graduata, e questa scala graduata ha il suo zero nel centro del rettangolo e praticamente a destra è di colore giallo e ci sono numeri dispari, a sinistra invece è di colore azzurro e presenta solo numeri pari. E in corrispondenza dello 0 vi è una freccia nera che punta verso il basso. Una volta che abbiamo praticamente posto il prisma 6/3 base up sull'occhio destro dell'esaminato, di questo target lui ne vedrà due, quindi avrà una percezione doppia in quanto il prisma dissocia verticalmente. La figura posta superiormente sarà vista dall'occhio sinistro, quella inferiormente dall'occhio destro per effetto del prisma. Dunque, la posizione della freccia nera della figura in alto rispetto alla figura in basso e in particolar modo alla scala graduata in basso indicherà praticamente il valore della foria. Mi spiego meglio. Durante la dissociazione la freccia della figura in alto si muove e va a toccare praticamente a indicare un numero della scala graduata e questo numero è il valore di foria. Ora come facciamo a capire se è una ESO o una EXO? Ad esempio, se la freccia punta a destra dello 0 della figura che sta in basso e quindi su un numero giallo che sta nel rettangolo giallo, allora praticamente avremo una EXO. Al contrario, se punta su un numero che sta nel rettangolo azzurro, avremo una esoforia. Tuttavia, questo per quanto riguarda l'aspetto quantitativo, ma possiamo anche andare ad indagare su quello qualitativo, ad esempio facendoci dire se la freccia si muove progressivamente, continuamente, oppure se si muove fra un intervallo, oppure se è stabile e quindi mostra la foria in una maniera stabile e costante, oppure possiamo andare ad indagare sulla foria nelle varie posizioni di sguardo. E quindi anche quello è diciamo, un dato interessante per scoprire eventuali adattamenti che l'utente ha improntato per eseguire le sue attività visive e tra virgolette essere efficiente nelle sue attività visive, poi magari da lì praticamente riusciamo a ricavare i sintomi oppure la causa del sintomo qual è. Dunque, questo è il test di Howell. Se vi è piaciuto il video lasciate un like e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo Opto Video. Bella Opto Style!